Il 2018 a livello di categoria ragazzi è stata un'annata molto soddisfacente, sia a livello regionale, infatti sia d'inverno che d'estate abbiamo vinto la classifica regionale, ma soprattutto direi a livello nazionale, con molti classificati ai campionati, ai criteri inverniali di Riccione e ai campionati estivi a Roma. Fra tutti direi che bisogna ricordare i risultati di Emanuele Giuffrida, che è un delfinista che è arrivato terzo nella sua categoria nei 100 delfino sia d'inverno che d'estate. L'altro molto bravo che bisogna ricordarsi è Filippo Rinaldi, che diciamo è arrivato praticamente in molte discipline, perché nuota dai 200 delfino ai 100 delfino al mezzo fondo e si è sempre classificato nei primi 7-8 a livello nazionale. E fra l'altro è importante come risultato sia aggiudicata la convocazione per la prima volta in nazionale di fondo ed è andato a fare gli europei a Malta, e questo per la società comunque è un risultato di grandissimo interesse. Sono anche molto contento per quanto riguarda i più piccoli, gli esorienti A, che sono arrivati nella classifica regionale primi sia d'inverno che d'estate. Molto bene, bravi. Nel 2019 mi aspetto sicuramente delle conferme, poi crescendo, perché comunque i maschi come categoria ragazzi hanno un ciclo che dura 3 anni, sicuramente speriamo che Giuffrida riconfermi la sua posizione, e quello su cui sto puntando di più, Filippo Rinaldi, speriamo faccia il salto di qualità, nel senso che il podio magari è un sogno, però scalare ancora qualche posizione e chissà perché fare un bello scherzetto, arrivare a podio non sarebbe male come risultato. A livello regionale sicuramente la squadra è ancora più forte quest'anno grazie a qualche innesto da fuori e, ripeto, le ragazzine stanno crescendo, la squadra si è sicuramente rinforzata, quindi a livello regionale spero di rivincere la classifica regionale, e a livello nazionale perché no riuscire a portare qualche elemento in più ai campionati italiani.